Il programma è presentato da Scuola Sì. Offre un'ampia gamma di soluzioni formative, corsi di livello base ed avanzato. I corsi sono divisi per materie, web design, informatica di base. In ciascuna area, Scuola Sì propone percorsi personalizzati, studiati insieme all'alunno per essere altamente formanti e specifici. Per informazioni, contattaci al numero verde 800 03 51 41 oppure visita il nostro sito scuolasi.it. Scuola Sì, soddisfatti o ripreparati. Un saluto a tutti gli studenti di Mister Student. Siamo qui dalla Scuola Sì di Salerno, dove vi faremo vedere e assistere ad una pillola del corso di paga e contributi. Bene, parliamo dell'inquadramento assicurativo. Il nostro corso è prevalentemente rivolto a chi si interessa della gestione del personale dipendente. Una delle prime problematiche che affrontiamo è quella dell'assicurazione INAIL dei nostri dipendenti. Vediamo prima di tutto chi è il soggetto obbligato, il nostro datore di lavoro. È obbligato all'assicurazione INAIL il datore di lavoro nel caso della prima assunzione a rischio. L'articolo a cui faremo riferimento è l'articolo 1 del DPR 1124 del 1965. A dire il vero, trovare oggi un lavoro che non presenti comunque dei rischi impliciti o espliciti è un pochettino difficile, per cui il consiglio è quello di procedere all'assicurazione ogni qualvolta si assume un lavoratore dipendente. Tutti i datori di lavoro, le persone fisiche e giuridiche sono obbligati all'assicurazione INAIL, gli enti privati e pubblici, economici e non, ma anche gli enti locali. Gli unici soggetti esclusi dalla copertura assicurativa e quindi dall'obbligo di inquadrare la propria azienda all'INAIL sono i commercianti individuali. Vediamo quali sono le altre figure assicurabili. Gli artigiani, gli apprendisti, gli insegnanti e gli alunni delle scuole, anche loro vanno assicurati all'INAIL, i coadiuvanti familiari, i soci lavoratori di cooperative, i detenuti, i religiosi, le casalinghe, i tirocinanti e i portieri degli stabili. Queste sono tutte le figure soggette all'assicurazione INAIL. Entriamo adesso nel merito della operazione di iscrizione e vediamo con quale modello viene fatta l'iscrizione. Il modello viene inoltrato all'INAIL, oggi attraverso il canale telematico, si chiama LO Premi. Entro quale termine deve essere fatta l'iscrizione della nostra azienda all'INAIL? Contestualmente all'inizio dei lavori. Si tratta di un'assicurazione per cui il soggetto, prima di iniziare l'attività lavorativa, deve essere coperto dall'assicurazione INAIL. Vediamo quali sono brevemente i contenuti della denuncia. Nell'iscrizione, nell'iscrivere la nostra azienda all'INAIL, dovremo prima di tutto certamente indicare i dati anagrafici generali della nostra azienda, i dati del titolare e del legale rappresentante, la natura dei lavori svolti. Molto importante anche è la descrizione dei macchinari adoperati. L'INAIL vorrà sapere dalla nostra azienda quali sono i macchinari adoperati, perché in funzione dei macchinari utilizzati potrebbe variare il rischio e di conseguenza, variando il rischio, varierà anche il premio che andremo a calcolare e pagare. Dovremo poi descrivere le lavorazioni complementari. Dovremo poi indicare se nella nostra attività professionale i lavoratori possono incorrere nel rischio di malattie professionali, come ad esempio l'asbestosi. L'asbestosi è una malattia polmonare che colpisce i lavoratori che hanno contatto con le polveri di amianto. Bene, questo tipo di esposizione presenta un rischio di malattia professionale molto alto, sarà un rischio che dovremo preventivamente indicare all'INAIL. Dovremo poi denunciare il personale occupato, le relative retribuzioni che andremo ad erogare al personale occupato. Attenzione, qua si parla di retribuzioni presunte. Perché? Perché noi dovremo calcolare il premio da pagare all'INAIL in acconto e lo faremo su delle retribuzioni che all'atto dell'inizio dell'attività della mia azienda non conosco ancora, per cui andrò ad indicare solamente in maniera preventiva. Logicamente alla fine del primo anno di attività in sede di conguaglio verificherò se la mia previsione è stata realistica, se vi sono degli scostamenti ed eventualmente conguaglierò le differenze che ci sono da pagare.
Dovrò poi in ultimo indicare anche i mezzi di prevenzione adottati. Attenzione però, anche qua non facciamo riferimento alla legge 81, alla ex 626, la legge sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, ma perché la legge prescrive dei strumenti e dei mezzi obbligatori, ma devo indicare all'INAIL se nella mia azienda vi sono dei mezzi ulteriori rispetto a quelli previsti già per legge. Perché? Perché se la mia azienda adotta dei mezzi particolari di prevenzione, potrò ottenere dall'INAIL uno sconto sul pagamento del premio INAIL. Un saluto a tutti, per adesso, per oggi va bene così, ci rivediamo alla prossima puntata.